nuovo messaggio. Eva, ci manchi al club Pokémon. Prossimo messaggio. Niente club Pokémon di nuovo. Ci manchi. Prossimo messaggio. Congratulazioni, sei invitata ai campionati mondiali Pokémon. Messaggio cancellato. Io non posso credere che Eva voglia abbandonare il club Pokémon. È una cosa un po' drammatica. Dovresti parlare con lei. Oh, tesoro. Sono state 2 settimane difficili. Tesoro, devo dirti una cosa. Un tempo ero una giocatrice competitiva! Sì, lo so. Cosa? Lo sai? Di chi altri potevano essere quelle carte antiche, mamma? Antiche? Comunque, ero impegnata nella lotta più importante della mia vita. C'erano la mia famiglia, i miei amici, tutta la scuola. Avevo detto che avrei vinto io. E poi... Sei forte! Ma ora tocca a me. Bella partita. Pica pica! E da quel giorno non ho più giocato con i Pokémon. Oh, mamma. Ero preoccupata, non volevo che soffrissi anche tu. Ma vedendoti giocare, beh, mi hai ridato la speranza. Mi hai fatto ricordare cosa significhi veramente il gioco. Sembrava che ti stessi divertendo tanto con i tuoi amici. Oh, mamma. Mamma, devo andare. Quando sono arrivata, mi sono inserita solo grazie a te, Joshua. Ai campionati regionali ho sfidato te, Celestine. Oh, vieni al dunque. Beh, ho vinto e ora siamo amici. Ma alla fine mi sono preoccupata solo di vincere. Così ai campionati internazionali ho pensato di aver perso tutto. Avete anche scambiato le vostre incredibili carte del raccoglitore. Carte ultra rare, a figura intera, promozionali! Solo perché io perdessi. Poi ho capito che non si gioca per vincere, ma per l'amicizia. Scusate se ci ho messo un po' ad arrivarci. E quindi ho deciso che non andrò ai campionati mondiali. Cosa? Che significa Eva? Non ci andrò senza i miei amici. Andremo ai campionati mondiali! C'ero quasi cascata. Mi siete mancati, amici. Non riesco ancora a crederci, siamo davvero qui! Forza, stanno per iniziare! Benvenuti ai campionati mondiali Pokémon! Oh, sei tu! Di solito non tornano i giocatori che elimino. Rilassati, Troy. Sono qui solo per divertirmi. Scherzi. Senti, Eva, sono qui solo per dimostrare di essere il miglior giocatore del mondo. Quindi, niente divertimento. Tu dovresti essere qui per giocare al massimo, meglio che ai campionati internazionali. Così ti straccerò di fronte a tutti. Ti rimangerai queste parole, Troy. Lo vedremo in finale. Se ci arriverai. Non manca molto. Allenatori, siete tutti pronti?
I migliori 600 giocatori di tutto il mondo si sono radunati qui per lottare e conquistare il titolo di campione mondiale! Un anno di competizioni passate a sfidarsi in innumerevoli lotte per approdare oggi alla finale dei campionati mondiali Pokémon! La rivincita tra il campione internazionale Edgar Troy e la seconda classificata Eva! Buona fortuna! Non ne ho bisogno. Eva ha scelto Oddish. Quale sarà il primo Pokémon di Edgar? E mette in campo Felix! Oddish attacca per primo! Ma che succede? Felix era pronto al contrattacco e... Mi arrendo. Edgar Troy si arrende, quindi Eva si aggiudica la prima partita. Ma che cos'è, una replica dei campionati internazionali? È una cosa buona, no? Io credo di sì. Possiamo andare avanti ora? Eva sta eliminando velocemente i Pokémon di Edgar! Li batterà tutti? Ci sta riuscendo! Ci sta riuscendo veramente! Ah, ecco quello che stavo aspettando! Wow! Edgar stava solo aspettando la mano perfetta! Attacco di squadra! Che colpo di scena, gente! Siamo in parità! Questo significa che il prossimo sarà lo scontro decisivo! Oh no. Eva, dalla sua parte, solo Oddish. La squadra di Edgar è su di giri. Sanno qualcosa che noi non sappiamo? Significa che Edgar basta eliminare Oddish ed è finita. Io passo. Cavolo! Siamo messi maluccio, sai, Oddish? Ha perso la testa. Ma che sta facendo? Si sta divertendo. Qualcosa non va? Problemi? No, sto bene. Che gioco come piace a me? Beh, stai giocando malissimo. Questo non ha importanza. Non mi serve vincere per essere felice. Sono felice perché la mia famiglia e i miei amici mi sostengono. Sono felice di avere un avversario fantastico come te. Smettila di parlare! Ah, avrei solo una domanda, Eva. Perché giocare se non per vincere? Ci siamo! Edgar Troy gioca una carta aiuto che gli fa pescare 3 carte! Ancora un turno ed Edgar sarà il vincitore! Gioco perché è divertente. Ma anche vincere non è male. Eva gioca una carta stadio! Il suo Oddish è potenziato, ma non basterà! Cosa? Eva gioca caramella rara! Oddish si evolve in Bellossom! Non credo ai miei occhi! Eva è tornata! Io non posso fare più niente! Edgar, puoi giocare con il cuore? Sì!
resisterà! Ce l'ha fatta! Ha vinto! Eva è la nuova campionessa mondiale! Bella lotta! Bella lotta! È stato divertente!